Una signora recatasi ad Orsara presso la Guardia Medica accusando un malore non ben identificato perché era molto generico e è stata colta da un infarto. La Guardia Medica ha prestamente, immediatamente attivato il 118 che gli è stata praticata una rianimazione cardiopolmonare, è stata centralizzata in ospedale e oggi viva e ogni tanto passa a salutarci. Mezz'ora di rianimazione per salvarla dall'infarto che l'ha colpita. Poi il ricovera in ospedale come da prassi. Una storia da codice rosso alla quale gli operatori del 118 sono abituati. Una persona su mille viene colpita da arresto cardiaco. Volete salvare una vita? Mario, soccorritore dal 2003, non ha dubbi. Imparate il pronto intervento. Puoi avvicinarsi alla persona, chiamarla. Eh, scuoterla leggermente per far sentire la presenza di una persona strana per capire se la persona è cosciente o non è cosciente. Avrebbe allertato immediatamente il servizio del 118 con le dovute indicazioni giuste. Se necessario, dobbiamo intervenire per poter aiutare la persona in quelle che sono le attività di ripresa. Questa testimonianza conferma che la tempestività negli interventi per arresto cardiaco, quando può contare su una pluralità di soggetti, soprattutto laici, in grado di eseguire le prime manovre salvavita, incide positivamente sull'esito, a sostenere la creazione di una rete di soccorritori non sanitari formati all'utilizzo dei defibrillatori e il CSV Foggia. Il corso ha riscosso un grande successo. Abbiamo dovuto eh, tagliare i partecipanti, per questo ripeteremo questa esperienza sui Monti Downi e la ripeteremo anche sul Gargano.